Si fa sempre più sul serio al Giro Donne, ben ritrovati da Fabio Panchetti. La terz'ultima tappa è la Rovereto Aldeno di 104 km e 700 metri con il lunghissimo passo Bordala, oltre 15 km a metà corsa, poi prima ripida picchiata che conduce al primo passaggio dal traguardo di Aldeno, si risale sino al lago di Cei, lo scollinamento è meno 12 e poi picchiata ripida e tecnica verso l'arrivo. Si riparte con Annemiek van Vleuten sempre più in maglia rosa, mentre la prima maglia rosa di questa edizione, l'australiana Faulkner, anima inizialmente la tappa andandosene in fuga con la connazionale Chapman, la stacca sulle rampe di passo Bordala ed è prima lei allo scollinamento, dove il gruppo maglia rosa arriva con un gap di circa 3 minuti, ma sono già in poche, sono rimaste una ventina. Ulteriore selezione nella discesa verso Aldeno tra quelle che restano attardate, anche Mavi Garcia che poi rientra, allunga alle spalle della Faulkner un sestetto con anche Lisa Longoborghini, poco più dietro passano Cavalli, Van Vleuten e Garcia, con loro anche Magnaldi e Chapman. Ricompattamento generale ai piedi della salita che porta al lago di Cei, 8,2 km al 7,7%. Faulkner inizia la salita con oltre un minuto di vantaggio, ma inizia in pratica qui la tappa vera nel momento in cui Elena Jeric della Movistar, dopo aver fatto il passo, si fa da parte e lascia spazio alla sua capitana, naturalmente la maglia rosa, Annemiek van Vleuten. Primo colpo di pistola da parte di Annemiek e restano le prime tre della classifica a lottare assieme. C'è ancora davanti in realtà Faulkner, che verrà poi logicamente ripresa e saltata, ma salta anche Mavi Garcia, che va in difficoltà quando siamo ancora a 6 km dalla vetta. Nessuno può resistere ad Annemiek van Vleuten, ma Marta Cavalli resta lì ad una decina, quindicina di secondi dall'olandese per quasi tutta la salita. È però una salita molto dura sino alla cima. Proprio nel tratto conclusivo Annemiek dà l'impressione di allungare ulteriormente falcata e rapporto. È veramente impressionante per come va sul tratto finale che porta al lago di Cei. Salgono anche gli ulteriori 2 km, dove continua a spingere a 50 secondi di vantaggio ai 5 dal traguardo, ma guardate qua, in piena discesa sbaglia clamorosamente un tornante, rischia di farsi male, di mandare all'aria tutto. Le va però bene, ci impiega pochissimo, 20 secondi in realtà a rialzarsi, riparte ancora con un grande margine di sicurezza e va a completare una giornata semplicemente grandiosa. Cominciato ad attaccare all'inizio della salita del lago di Cei ed è arrivata con quasi un minuto su Marta Cavalli, la prima delle umane. È una giornata comunque per lei alla fine di grande raccolto. Alle sue spalle si classifica terza una bravissima pure Elisa Longoborghini. Mavi Garcia chiude a oltre 3 minuti e questo significa che Marta Cavalli le soffia il secondo posto in classifica, mentre Annemiek van Vleuten sale a 13 vittorie in carriera al Giro, 6 in stagione, 91 complessive in carriera e soprattutto nuovo record, ritocca quello di vincitrice più longeva, ha vinto quest'oggi a 39 anni e 9 mesi esatti, anche nuovo record dei giorni in maglia rosa. Sono 23 a 2 e 13 di margine su Marta Cavalli, Mavi Garcia retrocede al terzo posto, Elisa Longoborghini consolida la quarta piazza, adesso si avvicina un po' al podio, ma è sempre a 3 e 21 in realtà da Mavi Garcia. Vedremo quello che accadrà domani. Domani è la tappa più dura, l'arrivo a San Lorenzo d'Orsino. La grande favorita è però naturalmente Annemiek van